Lombardia a scoprire la Valtellina, un terroir unico al mondo, una delle aree viticole terrazzate più vaste d'Italia, circondata dalle Alpi, in cui l'uomo ha saputo interpretare e valorizzare con costante lavoro questo grande terroir, realizzando una viticoltura decisamente eroica. Ma andiamo a conoscere un'azienda in questa magnifica denominazione, Barbacan. Siamo a San Giacomo di Teglio, nella sottozona Valgella, in provincia di Sondrio. Angelo, con i figli Luca e Matteo, si dedicano con meticolosa artigianalità nella coltivazione e cura della chiave Nasca, il nome con cui è chiamato Nebbiolo, nella Valtellina. Vigneti per circa 6 ettari terrazzati a più di 500 metri di altitudine, credono in una viticoltura pura, sostenibile, in cui l'uomo attraverso il suo sapere è a totale servizio del territorio. Le stagioni sono scandite dai messaggi preziosi e chiari della natura, di cui loro si fanno i principali portatori e interpreti poi nel vino. Nei loro prodotti artigianali, autentici, non c'è niente di preordinato, di costruito. Sono diversi in quanto diversa è l'annata, proprio grazie alle diversità del clima di cui la vite è il principale traduttore. Ma andiamo a conoscere uno dei loro vini. Sol, Valtellina Superiore, sottozona Valgella, DOCG, annata 2017. L'affinamento di questo vino è per 12 mesi. In tonneau di media misura e grande. Andiamola a vedere nel bicchiere come si presenta, un bel rosso urbino, leggermente scarico, ma è tipico di questa denominazione, e una consistenza, beh sì, che ci fa precludere comunque struttura e ricchezza. Sentiamolo prima però nel naso. Il naso è ampio e fa subito parlare di sé, con note di frutta rossa, in particolare fragolina di bosco, lampone, questi frutti di bosco ma fragranti, una gran qualità della frutta che c'è in questo vino. E poi arrivano arricchite da delle note floreali di viola e oltretutto di spezie, si trovano più in profondità. E andiamolo a cercare, note prima eteree, ma poi arrivano anche le note balsamiche, più di liquirizia, di mentolato, che vanno ad arricchire questa complessità. Andiamolo ad assaggiare. Il sorso è già energico, arriva così fragrante come fragrante era la frutta nel naso, che mi ritorna, arriva nel centro bocca questa frutta così croccante che persiste nel finale, che nel finale però si arricchisce di spezie molto più balsamiche, che danno persistenza, lunghezza. Il tannino è bello, vigoroso, ma è già un po' arrotondato grazie anche al lavoro integrato fatto dal legno, comunque di gran qualità. Finali di grande equilibrio, interessante da abbinamento, infatti ci ho pensato un po' per abbinarlo questo vino, lo troverei bene con una faraona al forno con pancetta e patate. Grazie e alla prossima!